Salve a tutti, in questa lezione di Machiavelli si parlerà del perché determinati uomini debbano essere lodati e alcuni biasimati, soprattutto i principi, cioè i potenti. Vediamo cosa dice appunto Machiavelli in merito a suddetto argomento o tema. Allora, le qualità per cui si lodano o si biasimano gli uomini e soprattutto i principi. Egli disse: ci rimane da osservare quali devono essere i rapporti di un principe con gli amici e con i sudditi. Poiché molti hanno già scritto sull'argomento, io temo di essere considerato presuntuoso, soprattutto perché intendo discostarmi dal punto di vista degli altri. Ma essendo il mio obiettivo quello di essere utile a chi vuole capire, mi è sembrato opportuno esaminare la realtà e non la teoria. Molti hanno immaginato repubbliche e principati che non sono mai esistiti. C'è tuttavia tanta differenza tra ciò che è reale e ciò che è immaginario, che colui il quale si preoccupa di ciò che potrebbe essere e non di ciò che è, prepara la sua rovina e non la sua salvezza. Oh, questo punto iniziale è molto importante. Vediamo che il filosofo, giustamente, per far capire meglio la realtà delle cose, in questo caso dei principati o delle repubbliche, lui si sofferma molto appunto sulla realtà stessa del mondo, di tutto ciò che ci circonda e demonizza coloro i quali si limitano solamente nell'immaginare come potrebbe essere una repubblica o un principato stesso, mentre quest'ultimi proprio non danno il giusto peso appunto della realtà stessa. Proprio a proposito di questo, vediamo che Machiavelli stesso, in un certo senso, il che appunto ha un significato universale, anticipa il grande filosofo tedesco Arthur Schopenhauer, il quale affermava appunto il che si può associare a quanto è scritto e a quanto ho detto poc'anzi, cioè che il reale non è l'ideale. Infatti, appunto, Machiavelli, intelligentemente, demonizza proprio costoro che fraintendono l'ideale con appunto, il reale. Cioè che la storia stessa dimostra che il più delle volte appunto il reale non corrisponde all'ideale o viceversa. Oh, questo è un punto molto ma molto importante. Questo perché ha voluto puntualizzare Machiavelli? Proprio perché ci sono alcuni individui che fraintendono l'ideale con il reale, ma appunto sono due realtà ben distinte. L'ideale, appunto, come dice, ci fa intendere Machiavelli, è una realtà immaginaria, ciò che noi vogliamo che fosse. Mentre la realtà è ciò che è, quindi è la realtà stessa. Questo è un punto molto ma molto importante che andava specificato. Cioè, ricollegandomi allo stesso Schopenhauer, vediamo che quest'ultimo giustamente asseriva appunto che molta gente vive appunto nell'immaginazione, cioè vive solo per l'ideale. Però per far sì che questi ideali abbiano un senso compiuto, bisogna far sì che si tramutino in realtà.
è che la maggior parte delle volte ciò non accade. Oh. Quindi molta gente, voglio dire, invece di vivere nella realtà di tutti i giorni, nella vita reale, vive nel loro mondo. Voglio dire, è vero che secondo anche Einstein, secondo anche ad esempio alcuni psicanalisti come Fromm, cioè che l'immaginazione, voglio dire, aiuta a vivere meglio. Però questo, diciamo, è un appagamento di tipo psicologico, voglio dire, però non realistico. Quindi è stato doveroso da parte mia specificare questi due significati. Una volta specificato questo, continuo. Un uomo che voglia, questo è importantissimo, un uomo che voglia essere buono in tutto, in mezzo a tanti che non lo sono, non può che andare incontro al disastro. È perciò necessario che un principe, se vuole rimanere tale, impari a non essere buono sempre e ad esserlo o a non esserlo secondo le necessità. Vediamo che questo è un problema frequente. Vediamo che la bontà stessa dovrebbe essere di per sé una virtù. Però vediamo che purtroppo questa virtù viene fraintesa, cioè per un qualcosa di, anziché essere positivo, si rivela negativo nella società. Infatti, non si può essere sempre buoni quando ci si trova in mezzo a persone che sono l'opposto, cioè sono cattive o malvagie. Altrimenti, come nel caso del principe, il suo potere non potrà mai rimanere tale, proprio perché no, non ci si comporta allo stesso modo come gli altri. Quindi a volte necessariamente bisogna comportarsi anche in modo cattivo, cioè crudele con determinate persone, altrimenti questi ultimi potrebbero avere il sopravvento non solo sul principe come in questo caso, ma anche su noi stessi. Quindi questa ha una valenza universale, non solo per il principe, ma per ognuno di noi. Infatti, purtroppo, anche per esperienza personale, dimostrarsi troppo buoni con gli altri non paga, anzi, il più delle volte si è fraintesi. Praticamente, se uno si dimostra troppo buono, purtroppo non viene, ripeto, considerato come un comportamento virtuoso, ma addirittura stupido. C'è infatti i buoni, quelli puri di cuore, e più delle volte non vengono nemmeno considerati, quindi addirittura disprezzati, e vengono appunto considerate delle persone, diciamo, dei fessi. E tutto questo non è una cosa bella. Perché se la società stessa si comportasse in tal senso, vivremmo senz'altro in un mondo migliore. Però purtroppo, ricollegandomi al discorso di Machiavelli, di Schopenhauer, ma soprattutto di Machiavelli, come successivamente dirò, anzi, in altre lezioni, e come anche in questo caso successivamente vi leggerò, vediamo che nel mondo, nella realtà, avere dei vizi è meglio di avere delle virtù, quando proprio le virtù stesse portano alla rovina, ovviamente per i motivi suddetti. Purtroppo ciò non è bello, però è la realtà. Quindi nel momento opportuno bisogna cacciare fuori gli artigli e le zanne come autodifesa. Purtroppo, inutile a dire, cioè voglio dire,
cioè la maggior parte delle persone sono di natura malvagia, pessima. Quindi poche sono le persone veramente degne di nota, persone buone che meritano rispetto. Dopo avervi specificato questo, continuo. Lasciando perdere le fantasie relative a un principe, questo è in base a quello che dissi poc'anzi, e ragionando intorno ai fatti, quelli che contano, secondo me tutti gli uomini, soprattutto i principi, posti più in alto degli altri, sono contraddistinti da alcune qualità che li rendono degni di lode o di biasimo, come dissi all'inizio. C'è chi viene considerato generoso e chi avaro, qualcuno è considerato capace di donare, qualche altro rapace, qualcuno crudele, qualche altro pietoso, uno traditore, un altro fedele, uno effeminato e vile, un altro virile e coraggioso, uno affabile, un altro scostante, uno lascivo, un altro casto, uno schietto, un altro tortuoso, uno implacabile, un altro benevolo, uno severo, un altro superficiale, uno religioso, un altro miscredente, e così via. Ognuno dirà che sarebbe lodevolissimo per un principe possedere di tutte queste caratteristiche solo quelle positive, ma poiché tutte non si possono avere, perché la natura umana non le consente, è necessario essere così prudenti da sfuggire soprattutto la fama dei vizi che potrebbero far perdere il potere. Di tutte queste qualità suddette, vediamo che ovviamente si preferiscono quelle positive. Però ovviamente, come disse giustamente il filosofo, non è che un uomo può avere tutte queste qualità. Tuttavia è preferibile sempre non avere dei vizi che potrebbero minare il potere stesso. Ovviamente riguarda il caso del principe. È prudente evitare anche quei vizi che non possono far perdere il potere, se è possibile, abbandonandosi tuttavia ad essa senza troppo timore, se invece non è possibile. Voglio dire, giustamente dice, se si può evitare i vizi, voglio dire, sempre meglio. Però tuttavia, se proprio non è possibile, non bisogna comunque aver timore, purché suddetti vizi non minano appunto il potere stesso. Poi disse, il principe non deve, questo è importante, il principe non deve preoccuparsi di essere criticato per quei vizi che invece gli consentono di mantenere il potere. Vediamo che in questo caso è la realtà anche del mondo, è sempre stato così. Vediamo che il principe in questo caso, il potente in generale, voglio dire, non deve badare ai giudizi, in poche parole, delle persone. In questo caso non deve badare se i suoi vizi vengono giudicati, perché il fine è quello di mantenere il proprio potere. Cioè, purtroppo la realtà è la realtà appunto del mondo e del potente. A ben considerare, come dissi prima, ci sono virtù che possono condurre alla rovina, come nel caso della bontà, la troppa bontà, e vizi che portano al benessere e alla sicurezza. Diciamo, lui per vizi, con un'altra lezione vi parlerò, ma anche come vi dissi in precedenza, in altre lezioni, come ad esempio la lezione precedente, per vizi si intende anche la crudeltà stessa, o successivamente quello che vi parlerò della parsimonia. Vediamo che nel primo caso, voglio dire, già citato, un potente, purtroppo, a prescindere se lo voglia o meno, oppure se è costretto,
vediamo che deve necessariamente essere in determinati contesti anche un po' crudele. Però ci deve essere, come disse giustamente Aristotele, una via di mezzo, cioè la virtù è nel giusto mezzo, cioè tra i due opposti, cioè bisogna essere sia buoni che crudeli a seconda delle esigenze, voglio dire, perché questo è indispensabile per il principe o per il potente mantenere il proprio potere. Ovviamente, come successivamente vi dirò parlerò in un'altra lezione, Machiavelli stesso è sempre propenso che il principe o il potente sia comunque, oltre ad essere crudele appunto, sia anche generoso, ma ovviamente non troppo, cioè quindi deve avere anche la parsimonia, cioè quindi bisogna avere in tutte le cose, questo vale in tutti i contesti, appunto l'equilibrio. Proprio in virtù di questo, io mi ricollego a un passo molto importante riguardo proprio Scipione che si ispirò al grande Ciro. Infatti, vi rileggo questo passaggio, un po' per ricollegarmi all'ultimo passaggio. Vediamo, chi legge la vita di Ciro scritta da Senofonte si accorge di come tale vita ha contribuito alla gloria di Scipione. Quindi Scipione prese come modello Ciro. E quanto Scipione si... E quando Scipione si conformasse in sobrietà. Ecco, vi leggo questo passaggio, proprio per farvi comprendere proprio le qualità stesse di Scipione ispirandosi a Ciro. Quindi Ciro stesso divenne grande proprio nell'avere suddette qualità che sto per citarvi. Si conformasse in sobrietà, affabilità, umanità e generosità. Quindi Machiavelli giustamente dice: non necessariamente un principe deve essere categoricamente e perennemente crudele, ma anzi deve avere anche qualità come l'affabilità, la generosità e l'umanità, per essere un grande principe o un grande potente. Questo per far sì che possa essere non solamente temuto, ma addirittura soprattutto amato.